Ed ecco a voi la nuova Iper Mega Super Intro! Bella a tutti ragazzi, come dicevo, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con i vlog. Questa volta vlog numero 41 ragazzi, abbiamo passato i 40 vlog, cioè veramente assurdo. Come avrete notato prima c'è stata una intro ragazzi, che finalmente ho deciso di presentarvela. E a parere mio questa intro è veramente una figata assurda. Quindi magari fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa intro. Comunque io direi di iniziare immediatamente con le news. La prima news di oggi riguarda al PlayStation VR. Ne avevo già parlato in precedenza, però era tutto un po' meno ufficiale, tra virgolette, era tutto un po' così a caso. Adesso la cosa è veramente al 100% ufficiale e vi dico che al Day One prenderò questo PlayStation VR. Quindi avrete dei video sul PlayStation VR, ragazzi. La seconda news di oggi riguarda alla challenge. Durante la settimana è uscita finalmente la tanto attesa da voi Rischia il Gusto Challenge ed è andata veramente benissimo. Vi lascio anche un login qua sopra, oppure qua sotto in descrizione trovate il link per accedere a questa challenge se ancora non l'avete vista. E quindi sono qua per informarvi, perché adesso le challenge arriveranno con una cadenza di una al mese. Quindi veramente ottimo, adesso andate là sotto il video, quello là della challenge scorsa, e spolliciate. La terza news di oggi, che questa qui tra l'altro non è più una news ma è una cosa a scopo informativo. Praticamente ogni giorno mi capita di ricevere veramente tantissimi messaggi sul PlayStation Network e io non rispondo. Ragazzi, non è perché non voglio rispondere, ma è perché sul PlayStation Network ho veramente tanti amici e ormai è ingestibile la situazione. Mi arrivano 800 inviti al party al secondo e circa 50 messaggi al minuto. Ormai è fottutamente una cosa ingestibile e quindi scusatemi veramente tantissimo se alcune volte magari non vi rispondo. Magari ad alcuni rispondo ma dopo un po'. Quindi se non vedete risposta da parte mia sul PSN non è perché non vi sto cacando di striscio, ma perché appunto c'è una cadenza ingestibile e quindi non riesco a rispondere. Comunque le news sono finite qua, io direi di passare al Willy Time, che è meglio. La prima domanda di oggi ce la fa Joele Romano e ci scrive: hashtag Willy Time, è il tuo unico lavoro YouTube o fai qualcos'altro? Allora ragazzi, per quanto riguarda YouTube è il mio unico lavoro, io YouTube non lo reputo come un lavoro, perché appunto io non ho la monetizzazione attiva e quindi YouTube reputarlo un lavoro è tanto. YouTube è una passione e sarà sempre una passione. E poi se faccio qualcos'altro non faccio nient'altro. La seconda domanda di oggi ce la fa Domenico Genchi e ci scrive: hashtag Willy Time, bella Willy, quanti iscritti vorresti avere? Porterai oltre GTA altre serie? Bella, sei un grande. Allora, quanti iscritti vorrei avere? Credo che 100.000 vanno bene. Mentre se porterò altre serie su GTA, ragazzi, io porto già altre serie al di fuori di GTA, che sono appunto i vlog, come sono le challenge che le ho implementate ora. Porto la serie di Minecraft. Quindi già altre serie al di fuori di GTA le porto. Io non so tu a cosa ti riferisci per altre serie, se un gioco in particolare o giochi così a caso. La terza domanda di oggi ce la fa Carmelo Manganaro e ci scrive: hashtag Willy Time, a quanti iscritti farai i raduni? Ragazzi, a quanti iscritti farò i raduni? I raduni penso di farli tra i 5.000 e i 10.000 iscritti. La quarta ed ultima domanda di oggi ce la fa Pasquale Maradei e ci scrive: hashtag Willy Time, se avessi 3 desideri e non potreste desiderare di averne altri, cosa sceglieresti? Allora ragazzi, se avessi 3 desideri, questa qui è difficile. Prima cosa, avere tanti money. Sono finiti. Comunque erano finti. Poi come secondo desiderio, incontrare tutti voi di persona e potervi ringraziare uno per uno e stringervi la mano. Mentre terzo desiderio, avere la possibilità di volare. Immaginate che figo, ti metti così dal balcone, ti lanci e voli. Epico. Quindi ragazzi, per oggi le news, le domande, tutto finisce qua. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Superiamo i 30 like anche sotto questo video. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate della nuova intro. E inoltre scrivetemi altre domande qua sotto per il prossimo vlog. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, che trovate il link qua sotto in descrizione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua dove è tutto. Bella raga!
problema, ragazzi. Poi ho pensato anche a un'altra costruzione da fare, ragazzi. Una costruzione un po' particolare. Stiamo parlando di un labirinto. Lo so che voi magari vi starete chiedendo a cosa potrebbe servire un labirinto in questa serie. E io vi rispondo semplicemente per abbellimento, ragazzi. Perché in GTA 5...